Rapallo piange la scomparsa di Franco Orio, persona molto conosciuta in città e nell'intero comprensorio. Orio era un uomo dalle grandi passioni che coltivava con impegno e determinazione. Su tutti possiamo citare l'amore per il territorio e per lo sport. Già presidente dell'Alcione Basket Rapallo, aveva perso un figlio giovanissimo in un incidente stradale a Cantù, dove il ragazzo si era trasferito per giocare a basket. In sua memoria, Franco Orio aveva promosso per molti anni un torneo di Serie A alla Casa della Gioventù a Rapallo. Già direttore dell'Eurotel, era stato fondatore del consorzio Portofino Coast, di cui proprio nel 2017 aveva festeggiato i 30 anni di attività, radunando i sindaci dei comuni costieri. In quest'ambito possiamo considerare Orio un precursore dei tempi. L'intuizione è stata quella che per far turismo occorreva essere uniti e promuovere il territorio del Golfo Tigullio e Golfo Paradiso insieme. Oggi chi pensa di poter fare un discorso diverso da questo non ha capito niente di turismo, perché non ha mai girato il mondo. Quando tu vai in qualunque parte del mondo e in qualche modo presenti ad operatori il nostro territorio, tu lo devi presentare globalmente. Gli impegni lavorativi e sportivi non gli avevano impedito di dedicare una fetta significativa del suo tempo ad attività di volontariato rivolte soprattutto ai giovani. Era molto attivo in parrocchia Sant'Anna a Rapallo, quartiere dove viveva dal 1966. Per 20 anni era stato presidente del Circolo Amici di Sant'Anna, sostenitore della costruzione di una nuova chiesa per quel quartiere che negli anni aveva subito grandi mutamenti sia strutturali sia in termini di abitanti. Lo avevamo incontrato proprio nel giorno della consacrazione dell'edificio sacro a far servizio d'ordine come volontario. Io sono nato nel 37, quindi sono nato a Rapallo. Diciamo che tutto questo ambaradan che vedete qua non esisteva, perché Rapallo finiva al ponte della ferrovia, quindi tutta questa parte è una metà di Rapallo che è nata dopo, e quindi era logico e giusto che ci fosse chiaramente anche una chiesa che rappresentasse, diciamo, questa parte di città. È contento di questo traguardo? Beh, sicuramente sì.